Non è più 156? No, aspetta, sta scendendo. 186. 186. Decidere. Ma quant'è? Hai detto 156 però? Sì, ieri sera, sì. Buongiorno ragazzi, benvenuti a un altro video. Oggi sarà figo perché in teoria dobbiamo partire stasera e fare questa escursione che vi ho detto nell'ultimo video, ma stiamo ancora vedendo insieme a Sammy se è la scelta migliore da fare oppure no, perché è un viaggione lungo lungo. Comunque oggi sto iniziando con una Monster, zero calorie, tanto per cambiare, gusto sour watermelon. Questa è tipo la più buona in assoluto. Ammazza, oh, sta maglietta a zine sta a fare le braccia. Ma oh god, ma vuoi parlare un po' della maglietta? No, no, io la faccio solo vedere. Ragazzi, questa esce con l'oversize. Non si può iniziare il video con la marchetta, Sam. Ah, vabbè, io sto solo dicendo che questa maglietta esce con l'altra maglietta molto presto. Sarebbe il 29 maggio che facciamo il lancio. A che ora? Non abbiamo ancora deciso l'ora, però domenica 29 maggio. E raga, stiamo andando in palestra, è salito un po' il vento, io mi sto già bevendo, quasi finito il mio shake, solite Clear Whey, stavolta alla pesca, e i 7 grammi di L-citrullina per un po' migliore. Oggi dobbiamo fare rapidi rapidi perché è già l'una e alle 3 dobbiamo partire insieme a Sammy. Faccio quello che vi ho mostrato nell'ultimo video, usiamo la prima serie come proxy marker di progressione, quindi voglio sempre migliorare la prima serie. Una volta che lo faccio posso fare RPT, quindi Reverse Pyramid Training, dove diminuisco il carico sulle serie successive in modo da ridurre anche la durata dell'allenamento, dato che oggi è necessario, molto facile, riduco i tempi di recupero tra le serie successive, quindi diventa una sorta di Reverse Pyramid Training, ma un po' come se fosse Mayo Reps, quindi faccio tipo delle serie a carico più basso, appunto riducendo anche i tempi di recupero, e in teoria facendo in questo modo l'allenamento che di solito ci metto magari un'oretta e mezza, un'oretta e 40, dovrebbe ridursi a tipo un'ora in totale. Ok ragazzi, allora iniziamo subito con un voiceover che non faccio spesso, però a me piace molto farli e so che alcuni di voi pensano la stessa cosa, perché è come se rendesse tutto un po' più intimo tra me e voi, quindi sarà un minuto e mezzo di voiceover e poi continuiamo con il video. Ci tenevo solamente a ringraziarvi dei commenti sull'ultimo video, perché nella clip finale mi sono un pochino aperto con voi e vi ho chiesto un paio di domande. E veramente mi avete risposto in così tanti e alla fine, raga, io ho bisogno di voi. Tipo, io sono su questa piattaforma da anni, 5-6 anni, sono considerato vecchio, ormai tipo ci stanno altri influencer, altri gym talker che tipo stanno crescendo eccetera eccetera, però io penso che tipo nonostante magari la crescita su questo canale e le views non siano altissime, penso veramente che abbiamo una comunità super super forte, e questo mi è stato, mi è stato veramente dimostrato da parte vostra con i commenti sotto l'ultimo video, perché vi ho chiesto praticamente di dirmi da quanto mi seguivate e che cosa facevate, stavate studiando, lavorando. È stato assurdo leggere quanti di voi sono più piccoli di me, che però magari tipo vogliono ottenere qualcosa simile a quello che ho ottenuto io e quindi mi vedete anche come ispirazione. Invece ci stanno un sacco di persone che sono molto più grandi di me, che io considero la mia ispirazione, e è stato veramente, sono onorato, raga, e grazie di cuore, veramente rendete tutto questo molto più che un semplice fare video, ma mi date veramente purpose e meaning a quello che sto facendo, e non potrei chiedere di meglio. Vi metto qua questo allenamento di sottofondo che state vedendo, appunto, vi ho appena spiegato, ho fatto la prima serie e poi le serie successive con magari 20-30 secondi di recupero, e poi già parto, abbasso il carico e parto già con la serie successiva. In più abbiamo fatto un physique update perché mi sono visto e mi sentivo veramente veramente bene in questa giornata, avevo fatto un low day il giorno prima quindi era un pochino svuotato, però cioè fisicamente, ecco, il physique update secondo me è una bomba, ragazzi, sono felice, sono arrivato al punto dove magari adesso io smetterei pure la definizione, quindi mi dovete dire anche voi se volete che continuo oppure no, perché io mi vedo bene, mi piace il mio fisico in questo momento, non vorrei che continuando la definizione magari posso sì raggiungere un cut, un shred un pochino maggiore, però magari a discapito e perdendo un pochino di massa muscolare e comunque volume, quindi sì. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, io sono soddisfatto e sono contento, e appunto sono anche già tornato adesso dal photoshoot che abbiamo fatto, che voi vedrete qua nel video successivo, e mi vedo bene, mi sento bene, sono bello in forma e niente, sono felice, sono molto felice. Ok raga, l'allenamento un pochetto diverso dal solito, però andato alla grande. Ieri alla fine era un low day, ogni volta dopo il low day mi sento molto più, diciamo, squarciato, e prospettivamente il fisico è una bomba pure quando poso. Sono felicissimo col mio fisico e raga, felicissimo anche di questa maglietta, che appunto è come è la cosa bella delle magliette che stiamo facendo, è che sono perfette lifestyle ma anche da indossare in palestra, no? Appunto sono, questa è leggerissima, elastica, però un sacco di cotone, quindi è perfetta appunto sia elegante, diciamo, per uscirci la sera, molto easy d'estate, ma poi anche appunto da mettere in palestra regge benissimo, è veramente felicissimo. Ieri stavo ascoltando un podcast e ho ascoltato una citazione che per me è bellissima, che diceva: "If you want to have success, stop chasing and start
building e mi ha veramente fatto capire meglio perché sto facendo quello che faccio. E oggi infatti me la sono goduto un sacco, anche filmare da solo mi è piaciuto veramente un casino, perché magari uno pensa sempre che funzioniamo tutti un pochino così, che tutta la gratificazione, vogliamo una gratificazione istantanea, no? È difficilissimo tipo avere un delayed gratification, quindi avere una gratificazione in futuro, no? E quindi a volte se non vedi quei risultati giorno per giorno dici ma ne vale la pena veramente fare questo processo, non sto vedendo i risultati. La cosa importante quindi non è inseguire un risultato o inseguire un obiettivo in sé, ma è provare a costruire qualcosa, it's building something. E niente, mi ha riacceso veramente la fiamma, il piacere, la passione, sia per fare i video che ovviamente con Kaizen vogliamo fare molto di più di quanto abbiamo fatto finora, vogliamo costruire veramente una comunità, un movimento. E niente, lo so che adesso sembrano parole, ma proverò con tutto me stesso a renderlo una cosa concreta nei prossimi mesi. Tutto molto più chiaro, sono uscito da quella fase negativa che per me durava più di un anno e ora ho visione e obiettivi ben chiari per me, ma in generale anche per quello che voglio provare a raggiungere e insieme a voi e insieme a Kaizen. Dai! Ragazzi, passo post workout super rapido, che abbiamo mezz'oretta, mi devo anche fare la doccia, dobbiamo finire di fare gli zaini, guarda, mi vede sì, un po' casino. Allora, non mi giudicate, la pasta dell'altro video, 200 calorie, sto cosa è 200 calorie, è stupido, ok, è una pasta, quindi pure se mi dite no, è una cosa schifosa, 200 calorie, dato che lo fate anche voi se avete fame, so. E il tonno, hanno riabbassato il prezzo di nuovo, olè. Tonno in scatola, quello buonissimo, questo è con dell'olio pazzesco, quindi in teoria su questi due dovrei avere 40 grammi di protein, e poi ci aggiungo, dov'è che li ho messi i mandorini? Ah, che stupido che sono, Diabrain, pomodorini, tutta una scatola che mi fa volume e poi penso che finirò il parmigiano di Sammy, se me lo permetti. Certo. Oh, tu devi mangiare ancora? Sì. Oh, oh, vorrei il parmigiano. No, allora, vai pure. Dai, raga, questo sarà il passo grosso perché tanto non penso che mangeremo fino a... stasera. Stasera quando arriviamo a Rome. Dai, e mi metto qua a fare il passo post-workout. Ok raga, ci ho aggiunto anche un filo di olio per farlo un pochino più buono, tanto questo sarà appunto l'unico passo enorme. Sammy, sei excited? Che domani incontriamo qualcuno che è da un po' che vogliamo incontrare, eh? Yeah? The biggest person ever in the world. Yeah. Siamo cittadini. Sì, io spero veramente che we hit it off e vloggerò tutto il prossimo video, quindi mi raccomando, lasciate un like a questo se non l'avete fatto, iscrivetevi così non vi perdete il prossimo e niente, provo veramente a mettere lunedì, mercoledì e venerdì video fino all'estate. That's a commitment, that's a commitment. Si mangia che c'è una fame. Cioè io non mangiavo da ieri, mamma mia. Bontà. Vi ho appena messi su un prodotto nuovo di Foodspin, che non vi posso spoilerare ancora, ma è tipo il migliore che abbiamo provato da un bel po' di tempo. Quest'estate sarà il prodotto hit. Let's go to the airport. Hello. Allora, check the safety instructions just present. Raga, ci abbiamo fatto salire sull'aereo, abbiamo fatto tutto super in fretta, io volevo parlare di più, ma letteralmente dovevamo fare ancora la thumbnail del video. Uno di voi ci ha scritto che avevo messo sul sito di Kaizen, ho messo tipo la password page e avevo messo 2020, mi fa capire il nostro Diabrain dove sto. Comunque siamo saliti, non ho preso niente, non ho mangiato niente, forse mi sarei preso una Coca-Cola volentieri, però mi sa che siamo in Luxair. È la prima volta che faccio il diretto da un sacco di tempo, quindi qua ci devo dare un panino, e ci danno, però mi fanno sicuramente una Coca-Cola e un'acqua gassata. Alright guys, appena arrivati a Roma, io ho una fame assurda, tipo ho aspettato tutto il volo, speravo che ci dessero il panino che ci danno di solito, e invece niente panino, e quindi ho una fame assurda, una sete assurda. Poi qua è dove mi saluto con il Sammy, che lui deve pigliare il treno, e io invece ho la grandissima Ele, che non vedo l'ora di vedere, che mi viene a prendere, quindi ho il mio autista, e dai, Sam, ti becchiamo ciao, guys. Domani, il prossimo becchiamo video. Ciao domani. Bella handshake. Ok, e le dice che sta al T1 ma un po' più vicino al T3. Oh, che bella! Che bella, mio amore! Grazie mille, amore, che sei venuta, eh! Oh, è andato in fretta al volo, però c'ho una fame allucinante! Mamma mia! Vuoi guidare te e ci fidiamo?
ci vediamo. Comunque i colori di, cioè, bellissimi. I tramonti di Roma sono stupendi, sono. Tanto poi come sì, sì. Chioppo col bus. Chioppo. Erano belli i colori così. Infatti le foto sono belle. Infatti domani ti porto. Devi riprendere via di casa mia. Sì. Vabbè ragazzi, io sono arrivato a Roma, starò con Ele. E niente, finiamo qua il video e lo riprendiamo già domani, per voi sarà dopodomani, e che filmeremo insieme anche gli altri ragazzi e vedrete un pochino lo special guest. Io spero che vi sia piaciuto il video di oggi, un po' più personale, un po' più old school e intimo, vi ho portato un po' con me. Fatemi sapere se vi stanno piacendo questi video, vi apprezzo un sacco, mi raccomando lasciateci un like, come sempre keep improving, grazie di tutto il supporto, ci vediamo nel prossimo video, ciao raga. No, volevo cliccare lo 0.5, ma non mi va. Mi va solo, non so, per poi. Me lo fanno apposta così consumi di meno. Non lo fai pure per me. Sì. Siamo bellissimi. Sei io che te. Oh, poi il video. Ah, sei una pazza. La birra, pure.